it's hard to wake up when the shades have been pulled shut. This house is haunted, it's so pathetic, it makes no sense at all. I'm ripe with things to say, the words rot and fall away. What stupid poem could fix this home? I'd read it every day.
rock show. Coglioni, vai via. Ti racconto il mio mezzo. Spendi tanti soldi, ce l'hai anche te. È una prova. Quindi è un telaio flat jack Pro Crawler in uno stato un po' embrionale, nel senso che sta provando un po' di soluzioni, tra cui il muso molto ristretto per evitare le collisioni, perché ha tanto sterzo, no? Così ci arriviamo a pelo. È un muso tendenzialmente molto diverso da quello delle macchine stock, è molto più stretto. E quindi tutta la parte di supporto dei servi, elettronica e batteria è a cuneo, è stata fatta su misura. La Panhard, devo dire che qui funziona veramente tanto tanto bene, nel senso che non ci sono interferenze, si arriva a un livello di compressione notevole, cioè è tutto libero nei movimenti, non tocca niente, e tra l'altro anche nel movimento degli ammortizzatori non ci sono movimenti laterali. Le torrette dietro le ho fatte io, perché volevo una configurazione diversa rispetto a quella stock di Pro Crawler, anche questa barra qua per la carrozzeria. E poi vabbè, la trasmissione è una scelta quasi obbligata su un mezzo così, per avere l'uscita posteriore con un 30% di differenza rispetto all'anteriore. Perché ha già l'overdrive interno? Interna, così non si toccano le coppie coniche, cioè quindi coppie coniche stock SC2 o di altri ponti che uno può scegliere. E anche i link sono sempre Pro Crawler, devo dire fatti bene, sia link che le manine. La scheda è stampata 3D, è loro, è Pro Crawler. E come va l'avete visto? Va benissimo. È abbastanza strano che, cioè, rispetto alle esperienze che ho avuto fino adesso, che è un mezzo molto leggero così, si muova così bene, soprattutto in considerazione anche delle gomme che non sono state toccate, che sono stock. Sono gomme che non sono state intagliate, niente. Quindi gli ammortizzatori sono veramente tanta roba. Dilux fa dei signori ammortizzatori, cioè niente da dire, un'idraulica portentosa, le molle bellissime queste qua, che lavorano su questi pesi così bassi. Bello. Cassa rotante, che cassa è questa? Una Holmes, hobby. Devo mettere in crisi e coppia ne ha questo, eh? Direi di pur essendo così piccolo. Sì, sì. Allora sì, devi stare su pesi bassi, sennò poi paghi. C'è anche la frizione. Quanto sei di peso RTR? Così, con la batteria da 850 montata, 2040 grammi. Questo è il mostro di Max Bombini. Un saluto. Ciao. Max, ma il overdrive